Hola, hola, hola e benvenuti a questo mio primo video su Overwatch, naturalmente ancora in beta. Cos'è Overwatch? Overwatch è il gioco con cui la Blizzard prova a inserirsi in un campo che finora non aveva mai provato, gli FPS. Cosa sono gli FPS? Gli FPS, dall'inglese First Person Shooter, sono quei giochi dove tu impersoni un qualcuno armato più o meno pesantemente e spari agli altri cercando di ucciderlo, fare più uccisioni e conquistando obiettivi o difendendoli. Quando venne presentato alla comunità, molti restarono a bocca aperta. Tutto si ci aspettava dalla Blizzard tranne che si buttasse su questo tipo di giochi, tanto da far sussurrare a qualcuno: ora manca solo che si buttino sui giochi sportivi e veramente la Blizzard rischia di diventare una delle case produttrici di videogiochi più imponenti del mondo. Non che non lo sia già, ma per adesso avevano strategici, avventure, MMO, MOBA e giochi di carte. Con questo veramente vanno ad esplorare una nicchia che non avevano mai esplorato. Andiamo ora a vedere insieme come si gioca a Overwatch. Naturalmente, essendo una beta, per cercare una partita ci vuole il mondo, quindi parliamo un pochino dell'ore di Overwatch. Overwatch si ambienta nel nostro mondo, in un futuro non meglio precisato, comunque molto alternativo, dove con la tecnologia avanzata e tutte queste cosine che poi vedremo insieme, c'è stata una guerra dove questa associazione, appunto la Overwatch, è intervenuta per portare la pace. Dopo che è finita la guerra è caduta un pochino nel dimenticatoio, almeno da quello che si è capito per adesso, era caduta un po' nel dimenticatoio la Overwatch ed è stata un pochino ostaggiata dai pacifisti. Nel video introduttivo vediamo due bambini che vanno a vedere il museo Overwatch con il piccolo che è wow, stra ultra mega ingrifato dei personaggi di Overwatch, e il grande che è un pochino meno ingrifato. In quel momento due dei personaggi, diciamo, cattivi di Overwatch provano a rubare un maglio, che altro non è che un guanto che potenzia la forza, per chi non avesse giocato a Warhammer 40.000, dove i magli sono all'ordine del giorno. Questa spiegazione vi dovrà bastare, se no andatevi a guardare il video e a fare le dovute ricerche. E due invece dei personaggi buoni di Overwatch, che sono Winston, lo scimmione, e Tracer, che è la donna copertina di Overwatch, che è quella che conosciamo tutti col ciuffetto, le due pistoline, che si muove velocemente, fa le traslazioni vettoriali, combattono contro per impedirgli di rubarlo, e grazie all'aiuto del ragazzino più vecchio riescono a mettere in salvo il guanto, facendo così vedere alla gente che, anche se erano un pochino spariti, loro ci sono ancora per aiutare la popolazione. Per adesso cosa si sa? Dalla beta si sa che Overwatch si gioca in due squadre, 6 contro 6, con una selezione di personaggi tra 4 ruoli diversi. Per adesso io ho capito che c'è i tank, cioè quelli che sono iper mega ultra difensivi,
che li tiri giù veramente sudando sette camicie. I curatori, che sono molto simpatici perché sia curano sia sparano, un pochino come in Heroes of the Storm, il MOBA di Blizzard, dove i curatori si curano ma hanno anche delle skill offensive. Bene, qua sparano veramente, ci mettono magari un po' di più a tirare giù la gente, ma non quel tanto di più. È un gioco molto frenetico, bisogna essere molto veloci a fare le uccisioni, perché comunque tutti possono uccidere chiunque. Poi ci sono quelli con e i curatori naturalmente hanno il simbolo della croce, i tank hanno lo simbolo dello scudo, poi ci sono quelli con tre proiettili che presumo siano gli assassini, i DPS, comunque quelli che sparano tanto e fanno tanto male. E la quarta sono vengono segnalati con il simbolo di una torre. Non ho ancora capito se sono l'equivalente degli specialisti di Heroes of the Storm, o comunque sono gente che aiuta gli altri, ha delle skill particolari per aiutare gli altri, possono fare cose particolari. Non si è ben ancora capito effettivamente in un gioco come un FPS cosa può servire uno specialista. Però fatto sta che ci sono queste quattro opportunità di gioco e in base a quello che verrà scelto dal giocatore si comporrà la squadra. In beta è possibile in casa base, nel posto dove nessuno ti può sparare dentro e che dove tu rinasci dopo che vieni ucciso, c'è l'opportunità di cambiare eroe, quindi di cambiare anche strategia in partita, soprattutto se giochi con degli amici e magari nel momento dove serve più reggere ai colpi nemici perché devi assaltare un obiettivo, magari si vanno a usare due tank piuttosto che tanti... come si possono chiamare, quel ruolo lì a cui noi daremo nome specialista, ma non so ancora se sia questo il nome ufficiale che ci sarà, quindi prendete le mie affermazioni un pochino con le pinze, siamo ancora in beta. E invece magari dove voi dobbiate andare a difendere, qualche curatore in più, un tank e tanti DPS o assassini, per comodità li chiameremo DPS. Altre particolarità, Overwatch ha creato un hype nella comunità veramente alto. Tanti giocatori che avevano un pochino snobbato la Blizzard, tanti gamers che avevano snobbato la Blizzard, perché comunque all'epoca c'era solo StarCraft, Warcraft e Diablo, hanno incominciato un pochino a guardare Blizzard come punto di riferimento, perché con Hearthstone, secondo dati Blizzard, siamo arrivati a 40 milioni di giocatori, contate che in Italia siamo 60. Heroes of the Storm sta pesantemente prendendo campo anche nel mondo dei MOBA, andando a sfidare guru del genere tipo LOL, Dota e Smite. LOL League of Legends, non LOL risata. Con Diablo hanno fatto questa novità dove nonostante tu finisca la storia e abbia raggiunto un certo livello puoi fare i cosiddetti varchi, che sono la stessa cosa, sono delle zone dove tu veramente sudi, da quello che mi dicono, perché io Diablo non lo gioco. StarCraft è appena uscito dalla nuova espansione col nuovo capitolo della storia basata sui famosissimi personaggi, chi non conosce Kerrigan, Reno, Tassadar, diciamo i personaggi famosissimi di StarCraft che hanno accompagnato i giocatori in StarCraft 1 e ora nel 2.
WoW hanno annunciato per questo settembre l'uscita della nuova espansione Legion. Comunque, per tenervi aggiornati su tutte queste novità, leggere articoli fatti da gente molto brava che vi possono dare anche delle anticipazioni su tutto quello che succede nell'universo Blizzard, vi invito ad andare a vedere il sito www.battlecraft.it, che è una delle più seguite comunità italiane sui giochi Blizzard. Detto questo, in attesa della partita, io vi saluto e vi rimando al secondo video, dove effettivamente faremo vedere la partita. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace, lasciate un commento se qualcosa che ho detto possa essere sbagliato, se sapete ad esempio il nome delle cosiddette suddivisioni di classe, fatemelo presente nei commenti, iscrivetevi al canale, guardatevi i miei video, e con questo ci vediamo alla prossima. Ciao!